Zalea Channel e in questo video chiacchiericcio. Oggi ragazzi avevo proprio voglia di parlare un po' con voi, per questo ho registrato al volo questo video per parlarvi un po' di varie cosette, in particolare del tema più hot, più caldo di questo periodo nel mondo di The Sims, ovvero l'uscita della prossima espansione Oasi Innevata, ma anche per dirvi alcune cosette circa il canale. È un po' che penso ad alcune modifiche che vorrei apportare, quindi già che ci siamo ne parlo un po' con voi in questo video, ma veniamo prima a The Sims 4 Oasi Innevata, che uscirà il 13 novembre, quindi tra una decina di giorni circa, e io non vedo l'ora, ragazzi. Immagino che tutti voi, come me, abbiate già visto i vari trailer, le live, i video degli youtuber Game Changer che hanno già ricevuto l'espansione in anteprima, quindi sicuramente già saprete le varie cose che metteranno in questa espansione e non ve le ridirò io in questo video. Soltanto consiglio a chi magari non ha avuto tempo di vedere questi video, se volete sul sito questo qua che vedete a schermo, Sims World, ci sono varie news con riassunte tutte le caratteristiche principali del gioco, quindi se volete andate a leggerle lì per potervi fare un'idea più in generale. Per quanto riguarda me, vi dico la mia riguardo questa espansione e vi dico che la adoro in maniera assoluta, cioè io credo che potrebbe anche spodestare il primo posto della mia espansione preferita che al momento lo detiene ancora Stagioni. Ebbene sì ragazzi, Oasi Innevata potrebbe prendere il suo posto in cima al podio, ma ve lo dirò con certezza dopo che ce l'avrò tra le mani e ci avrò giocato. Però già quello che ho visto e letto fino adesso, ragazzi, è fantastico. Era un'espansione che, come molti di voi, aspettavo da tempo perché una meta montana mancava con tutte le relative attività. Poi in più questo nuovo scenario, il Monte Komorebi, è un misto tra la montagna e un'ambientazione molto bella che è quella giapponese. Lo scenario è stupendo e quello che però adoro di questa espansione, ma non solo perché diverse cose le aggiungeranno anche soltanto con l'aggiornamento che uscirà, se non sbaglio, il 10 novembre, quindi pochi giorni prima dell'espansione. Avremo delle cose che veramente cambieranno molto il modo di giocare a The Sims, in un certo senso lo rivolteranno proprio, sarà come avere un nuovo gioco perché io trovo che stiano aggiungendo delle dinamiche fantastiche. Ora, a parte tutte le cose belle che aggiunge l'espansione, quindi le varie attività montane, andare a fare sci, slittino, snowboard, le arrampicate, le escursioni. Ragazzi, le escursioni sono bellissime. Ho visto alcuni video in cui c'è la possibilità di dire ai Sims di andare a vedere alcuni luoghi di interesse e loro facendolo vanno proprio a fare alcuni percorsi, quindi è proprio bello mettersi lì, seguirli con la telecamera, vedere dove vanno, cioè come se noi stessimo andando lì. Poi ho visto che si fermano lungo la strada a fare i selfie, cioè troppo carina e troppo realistica come cosa, la adoro. Mi piace anche molto la dinamica che per raggiungere la cima del Monte Komorebi non ci si può andare subito, ma bisogna arrivarci per gradi, raggiungendo piano piano vari obiettivi. Quindi in un certo senso mettono anche un po' di challenge, un po' di sfida. Quindi tutte queste cose davvero mi piacciono. Mi piace molto, il CAS, i nuovi oggetti, cioè veramente. Non c'è una cosa che non mi piaccia in questa espansione per il momento, anche i vari festival che aggiungono, bellissimo. Quindi tutte le cose correlate alla montagna o comunque alla cultura giapponese le adoro. Però ragazzi, la cosa che secondo me cambierà moltissimo il gameplay è che sono cose che si usano secondo me per qualsiasi famiglia, in qualsiasi scenario vogliate vivere, quindi non necessariamente a Monte Komorebi, non necessariamente andando in vacanza, ma in quel posto al Monte Komorebi, ma è il fatto che aggiungono la possibilità di mettere i lotti in affitto in qualsiasi scenario. Io ragazzi, questa era una cosa che aspettavo
da una vita, veramente, è una delle cose che più volevo in assoluto. È vero che non ci sono gli hotel, però già mettendo la possibilità di andare in affitto ovunque ci pare a noi, è il top, ragazzi. Finalmente Sulani acquisisce ancora più senso. Quindi io d'estate posso mandare le mie famiglie in vacanza a Sulani, d'inverno le posso mandare a Monte Como Rebi, ma le posso mandare anche in un altro posto. Ad esempio, anche Windermere, per dire, potrebbe essere un buon posto per passarci le vacanze invernali, insomma, in qualunque scenario, cioè veramente questa cosa fantastica è la svolta epocale. Potremmo veramente inventarci storie, diverse, cioè, stupendo. E poi altra aggiunta bellissima, a mio avviso, sono i sentimenti e gli stili di vita. Ora, i sentimenti li aggiungono nell'aggiornamento, mentre gli stili di vita li aggiungeranno solo nell'espansione. Per quanto riguarda i sentimenti, trovo che siano fantastici perché renderanno ancora più realistici i nostri sim, che avevano già adesso degli stati umorali, però diciamo la verità, alcuni a volte comparivano anche così, a casaccio. Non ci avevano molto senso, invece adesso, con il fatto che si impossono provare dei sentimenti nei confronti di altre persone, e sia sentimenti belli che anche brutti, questa cosa, ragazzi, modifica tantissimo il nostro modo di giocare. Le cose che facciamo hanno un senso perché si ripercuotono effettivamente sulla vita dei nostri sim, così come gli stili di vita. E la cosa bella, secondo me, è che in un certo senso, in questo modo, giochi in maniera più imprevedibile, perché mentre ad esempio alcune cose come i tratti della personalità, le aspirazioni sono cose che possiamo impostare noi già dal CAS, i sentimenti e gli stili di vita no, si vanno pian piano a delineare mentre giochiamo. E quindi magari avevamo in mente per un sim una storia, un percorso particolare. Poi sviluppa un determinato stile di vita o dei sentimenti verso qualcuno, diversi rispetto a come ci aspettavamo, ed ecco lì che magari ci partono altre storie, cioè ci stravolgono quello che noi avevamo in mente per loro e chissà dove ci porta il gioco, dove ci porta la storia. Quindi secondo me è un modo di giocare che ci sorprenderà, anche a noi proprio, un po' più imprevedibile, quindi mi piace davvero tantissimo come cosa. Detto questo, io non vedo l'ora che esca l'espansione. Ho preparato i miei sim all'arrivo proprio di Oasi in Nevada. Veramente sto facendo il conto dei giorni, ragazzi, come non mi capitava da parecchie espansioni ormai, quindi sono veramente su di giri, però Oasi in Nevada la adoro assolutamente. E quindi ho preparato i miei sim all'arrivo della nuova espansione, però più di questo devo ammettere che non riesco a fare, cioè sono un po' bloccata, non riesco a giocare. Perché penso a tutte le cose che potrò fare poi con l'arrivo dell'aggiornamento e della nuova espansione, ma che ancora non posso fare e quindi non riesco a giocare. Non so se capita anche a voi, vorrei fare delle cose, ma ancora non posso, quindi sono un po' in un limbo. Questo sia per quanto riguarda le mie famiglie personali, sia per quanto riguarda le famiglie, insomma, che porto avanti nel canale YouTube. Quindi già vi dico adesso che penso proprio che fino a quando non uscirà Oasi Innevata, non credo di portare altri video di gameplay di The Sims, saranno un po' in stallo. Dopodiché, una volta uscita l'espansione, ricominceranno sicuramente. Vi dico però che non inizierò una serie apposita incentrata sulla nuova espansione su Oasi Innevata, ma sicuramente porterò dei video al riguardo. Li vedremo un po' nelle varie serie di gameplay che sto portando adesso. Poi farò anche probabilmente dei video anche magari con i miei sim delle mie famiglie personali in cui andremo a fare cose carine relative all'espansione. Quindi sì, farò dei video sopra sicuramente, ma non ci farò una serie incentrata. Ecco, questo già ve lo dico. Altra cosa che approfitto per dirvi in questo video è che ho intenzione di modificare un pochino anche l'andamento nel canale, nel senso che vorrei portare piano piano anche altre cose, quindi non soltanto The Sims 4. Avevo già iniziato a portare altri giochini e penso che amplierò questa cosa, quindi quando magari vedo che gioco a qualche gioco che mi prende, magari decido di portarlo, ecco, e non soltanto giochi, magari anche altre cose, altri video chiacchiericci relativi
a vari temi, a varie cose, non lo so. Vorrei che il canale diventasse un po' una sorta di diario personale, che quindi quando ho voglia e tempo, soprattutto, che purtroppo quello manca, però quando ci sta, mi metto lì a registrare, ho voglia di condividere qualcosa con voi in maniera del tutto leggera, senza troppo impegno, lo faccio, ecco. Quindi spero che questo cambiamento lo gradiate anche voi. Ci tengo comunque a precisare che i video gameplay di Sims 4 rimarranno comunque la parte predominante del canale, anche perché effettivamente nel mio tempo libero, la maggior parte, lo passo giocando a The Sims, quindi fa parte praticamente della mia vita The Sims 4 e quindi sul canale continuerà ad esserci in maniera preponderante. Detto questo, ragazzi, direi che ci possiamo fermare qui con questo video chiacchiericcio. Direi di aver chiacchierato anche per parecchio. Quindi adesso che dire, la parola sta a voi. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate di questa nuova espansione, se vi piace, se la comprerete, se l'avete già ordinata. Io l'ho già presa su Instant Gaming. Vi lascio il link sotto nell'info box. Se volete ci cliccate, potete prenderlo da questo sito che io ci compro, praticamente ci ho comprato tutte le espansioni di Sims 4, la trovate a un prezzo minore rispetto a Origin, è un sito sicuro, quindi io ve lo consiglio. L'ho già preordinata, quindi appena sarà il 13 mi arriverà il codice da riscattare poi su Origin, quindi non vedo l'ora, ragazzi. Per il resto, che altro dirvi? Vi auguro di stare bene, dato il periodo, quindi scrivetemi sotto nei commenti anche questo, come ve la state passando, che mi fa piacere sapere come procedono anche un po' le vostre vite, ecco. Per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se è così mettete like, mettete anche mi piace alla mia pagina Facebook e Instagram soprattutto, che è lì, ragazzi, che vi porto gli aggiornamenti in tempo reale. Trovate tutti i riferimenti nell'info box in descrizione e noi ci rivediamo presto nei prossimi video. Ciao!